Ciao, allora, oggi c'è una bella reticella. E c'è un panno. E microfibra e bambù. 30% bambù e il resto microfibra. Perché? Sapete che ho in ballo tutta una serie di attività sull'ecosostenibilità nella cucina, sia della ristorazione sia domestica, quindi la cucina di casa per intenderci. E questa è una delle cose che voglio provare. Allora, la microfibra normalmente è ben adatta a pulire l'acciaio con un uso ridottissimo di detergenti, quando non addirittura nullo. Ecco, voglio andare a fare una serie di esperimenti. Voglio andare a provare quanto la cosa possa funzionare in termini anche professionali, non solo domestici, e quindi ho dovuto comprarne una nuova, perché a casa ne ho tutta una serie, però insomma ce l'ho da un po', quindi ho comprato questa. Perché ho comprato proprio questa? Dice meglio e peggio e così via. Beh, insomma, poi lo vedremo, ma in realtà non era l'aspetto che mi interessava. È che l'ho comprata da un'azienda che mi darà i detergenti ecosostenibili, quelli ad azione enzimatica e probiotica, che voglio provare. Quindi, siccome la stessa azienda vende pure la microfibra, ho comprato questa da loro. Me la fornita Fiorella Colavitti, poi vi scrivo i riferimenti da qualche parte o nel box descrittivo sotto, perché se volete stare con me in questa vicenda e seguirmi, cominciate così. Destinazione. Che conto di farne? Allora, intanto, pulire le casseruole. Io voglio andare a verificare, utilizzando un prodotto di questo tipo, con un detergente specifico, ma il detergente dopo, prima voglio provare come funziona senza il detergente. Poi, se ne devo mettere una goccia, voglio mettere una goccia di un detergente che sia ecosostenibile. Poi, in un video successivo, vi parlerò di questi detergenti. Quindi, la prima è questa: pulire le casseruole. Pulire le casseruole riducendo al minimo l'uso di un detergente e utilizzando per quel minimo un detergente che sia ecosostenibile. Funziona? Non funziona? Eccetera, eccetera. Cioè, naturalmente ho la mia idea che funziona, se no non stavo manco a fare la prova, però insomma, siccome le idee devono essere sempre dimostrate, ci tengo a dare la dimostrazione. Secondo uso, i piani di lavoro. Per i piani di lavoro normalmente si utilizzano spugnette, detergenti e poi gli antibatterici e la carta monouso per andare a rimuovere e così via. Voglio invece andare a vedere cosa posso ottenere, e naturalmente tamponi di verifica, eccetera, non della serie che guarda a vista, perché a vista sembra tutto pulito. No, no, facciamo i tamponi e vediamo che dicono i tamponi. E quindi questo è il suo secondo utilizzo. Naturalmente voi a casa vostra lo potreste utilizzare per 100.000 altre cose, quindi lo potreste utilizzare per i mobili, lo potreste utilizzare persino per il pavimento, potreste utilizzarlo per superficie e così via. Diciamo che per me questo è un po' meno importante, perché il progetto è legato alle superfici dei piani, così come quelle verticali dei frigoriferi, delle attrezzature, e al pentolame. Quindi io mi fermerò qui, voi divertitevi anche per tutto il resto. Oggi non vi spiego niente, ho solo voluto farvi vedere il prodotto, il primo che mi è arrivato. Adesso mi arriveranno tutti gli altri e io comincerò a presentarveli per andare. Obiettivo finale, quello ultimo, quello grosso che ingloba tutto il resto. Io all'ecosostenibilità ci credo, eh. Non è che una sorta di barzelletta così. Io vivo ecosostenibile, ci provo quantomeno, poi è tutto, non è che può essere tutto ecosostenibile, però tento di portare avanti una serie di sforzi che mi consentano.
E voglio fare la stessa cosa nei ristoranti che avvio. Siccome in questo momento ne sto avviando due, sono in trattativa per un terzo. E poi ci sono ristoranti con i quali collaboro, non perché li abbia avviati io, perché mi chiamano, eccetera, eccetera. Voglio portare nell'ambito della ristorazione quello che già in altri settori si fa. E già perché? Perché in altri settori si sta già facendo. E qualcuno ha già fatto le sue prove. Quindi io sono in relazione con una persona che mi dà una mano per quanto riguarda gli aspetti alimentari e un'altra persona che invece si occupa di sicurezza, ambiente, eccetera, eccetera, che mi darà una mano invece con le schede di sicurezza, eccetera, eccetera. Perché? Perché quello che voglio è che la cosa sia fatta in modo che poi quando arriva il signore dell'ASL e fa il tampone non dobbiamo avere brutte sorprese, ok? I tamponi piuttosto facciamoli noi. Sto quasi pensando tra l'altro di comprarmi un po' di tamponi e farli proprio io, perché in teoria lo saprei fare, ho lavorato da giovane in un'azienda che faceva microbiologia, ci ho lavorato per 4 anni, quindi in teoria dovrei saperli fare pure io, è che non c'ho voglia, che è un altro discorso. Però siccome qui ne dovrò fare tanti, quasi quasi mi attrezzo e me li faccio da me. Vabbè, ok, detta sta cosa qui, l'obiettivo fondamentalmente è questo: tentare di portare un po' di ecosostenibilità in un ristorante, cucina e sala, e per quanto riguarda la cucina anche in casa, quindi persone private che vogliono avere un ambiente di cucina domestica un po' più ecosostenibile. Poi ci saranno anche dei risparmi economici, ma guardate, io non ve li ho neppure detti perché non è quello che mi interessa, non sono concentrato sul risparmio, anche se in realtà ci saranno anche dei risparmi. E poi soprattutto tentiamo di non avere troppe esalazioni, perché la chimica non è negativa di per sé. Io ho fatto chimica da giovane a scuola, quindi figurarsi se ti venga a dire una roba del genere. Ma le esalazioni chimiche, quando non sono controllate e non sono gestite in modo corretto, quelle sì che invece possono essere dannose per l'umano. Quindi distinguiamo sempre sta roba, la chimica dall'esalazione chimica, dalla contaminazione chimica. Non è la chimica ad essere pericolosa. È l'esalazione e la contaminazione chimica non controllata che possono essere pericolose, che sono cose molto diverse. Va bene, ho già parlato troppo, ho sproloquiato a sufficienza, mettiamoci a lavorare. Ci vediamo a breve. E cominciate col panno. Ciao.